Ciao Sterasa. Ti sembra edificante? Rispondi a tua madre? No, sta parlando con te. Ah, un attimo tesoro che lo sdereno. No, il mio no. Ma non vale, stavo vincendo. Ma che vincevi che te stava a fare come l'ora di notte? Ciao bello. Parliamo, dai. Parliamo. Di che? E di questo, che cos'è? Un gioco. Dovevi? Spa? Sparate addosso, con uno contro l'altro. Per finta. Davvero, non è così divertente. Quindi? E quindi cosa? Qual è il problema, dico? Il problema è che noi siamo contro la violenza, noi mancini. Certo, dico, noi mancini siamo contrissimo. Ci diciamo sempre che? Che? La? Che la? Violenza? Ah, quella figlia dell'ignoranza. Giusto? Bravo. E infatti lo stavo dimostrando a Marco con questo gioco molto educativo. Perché impari a tirare i colpi precisi, ammazzi il nemico, finisce il combattimento, finisce la violenza. Non m'hai convinto. FBI, fermi tutti! Oh, quello di papà, che fa? Ciao, papà. Che è successo? Oh, dimmi, che hai fatto? Niente. Hai fatto a botte? No. Hai fatto a botte? No. Dimmi la verità. Sì. Hai fatto a botte? Sì. So fiero di te, bravo. Fiero? Certo, so fiero, perché gli uomini ogni tanto combattono. E i segni del combattimento, rimangono pure sul vincitore. Guarda che è successo pure a me. Anche a te per colpo di una donna? No, per uomo. Se fa botte per le donne, è chiaro, è un classico. Ma che classico? Aspetta che ti spiego. Lascia stare, il succo è quello, voglio dire. Tu sei sceso nell'arena per combattere, per la tua preda. Cazzotti dati, cazzotti presi per una femmina, sono tradizioni che non devono morire. Beh, non è andata esattamente così. E come deve essere andata? La caccia, il cacciatore e la preda. Dimmi chi è lei, dimmi chi è la preda. No, dai. E racconta, papà. È una mia compagna di corso. Beh, eravamo in laboratorio. Io per sbaglio gli ho fatto cadere la provetta per l'esame di citogenetica. Beh. E allora lei si è girata e mi ha tirato un cartone nell'occhio. Fai come papà. Oh, guarda papà. Oh, oggi ti ha colpito una donna, ma domani potrebbe essere un uomo. Come te metti? Su. Ma io sono contrario alla violenza. E io pure, però voglio dire, infatti la boxe come la chiamano? Nobile arte, non violenta arte. Sì, ma io non voglio imparare la boxe. Oh, tu la devi imparare per difenderti, forza. Sulla guardia e prova a colpirmi. Dai. Ma non ce la faccio, sei mio padre. E chi se ne frega, tu sei mio figlio. Poi il Rocky, l'hai visto il film, no? Il vecchietto è come un padre per lui, per Rocky. Però lo addestra, quello diventa campione del mondo del box. Ma io non sono Rocky, no? Ma chi se ne frega un'altra volta, ce diventi. E poi guarda dallo specchio, se mi il piccolo Stallone italiano. Su sti pugnetti, su, dai, pronto? Pronto che arriva papà, Sto bagnando, scusa. Niente. Dai, tesoro, non la facciamo più lunga di quella che è. Su. Cosa devo fare allora? Aspettare che Marco mi torni a casa con un braccio al collo? Ma dai, per una zuffa tra compagnucci, su. Spero che tu gli abbia fatto un bel discorsetto piuttosto. Ammazza, come no? Perché non ti credo? Perché fai male, perché non ti fidi mai di me e invece dovresti fidarti. Invece dovrei, fidarmi di te. Certo. Senti, mi guardi in faccia quando mi... Mi guardi, vuoi guardare? Ti sto guardando. Togli questa mano. Vabbè, tolgo sta mano. E togli anche questa. Cos'è? Un occhio, che qua c'ho l'altro. Sì, questo è un po' nero, occhio nero. I due invece papà! Sono... Che? Avevi ragione. Che? La box è proprio la nobile arte. No, no, guarda Marco, io non avevo ragione. Ha ragione tua madre. Spazio per la box in questa casa non ce n'è. Bravo, non ce n'è. In guardia, vecchio! Marco! Ma che non hai irrobustito gli addominali? Marco! Tesoro, scusa. Bello te, papà. Io non ho un marito e un figlio, io ho due animali in casa. Va, due panda, va. Che poi dico, già è sbagliato picchiarsi, no? Poi quando uno non è capace di farlo, perché voi non siete capaci, né di darle, né di prenderle, diciamolo. E adesso vi ripeto che se succede ancora, non una, ma mezza volta, quello che è successo già, io faccio i bagagli. E me ne vado. È colpa tua. Qui c'è pure tolta la maglietta per andare giù come un birillo. Solo perché non ero pronto. Un mancini deve essere sempre pronto. Tu eri prontissimo invece quando ti ho mandato giù per terra. Oh, guarda che sono sempre tuo padre, Rivincita?
Rivincita, tanto mamma c'è. C'è caschi sempre.